Eh sì, Francesco, dopodiché il Papa invoca la Vergine contro Mefistofele. Sette sataniche Ma per... qual ha fregato da Messia Eliade? Perché Ah! Messia Eliade aveva scritto Mefistofele l'androgino, perciò duramente ha modificato in Vergine. Sette sataniche per aiutare i fedeli, la diocesi di Treviso chiama quattro sacerdoti esorcisti. Questo è sempre il nostro fuori di testa che conosciamo molto bene, un po' Vabbè, come pazzo. vedi la diocesi di Treviso, sapendo del decennale, vuole darsi per altri 10 anni. 10 anni di lavoro, vero? No, ma hanno un po' cambiato il tiro. Adesso le sette sataniche non sono più gli altri movimenti religiosi, ma sono i gruppi di preghiera all'interno dei cattolici. E guarda che è bellissimo, No, piano. Già questo l'avevano già Ah, accennato. sì? Sì, questa qua è perché loro stanno riciclando cose ricchissime. Questa teoria delle forme di satanismo all'interno della Chiesa cattolica, soprattutto per i vari gruppi, sai, che ci sono, molto care a Giovanni Paolo II, in realtà l'avevano già fatto, l'avevano già detto, l'avevano anche già scritto. Soltanto che, sai, loro pensavano di non dover tirare fuori questo i regolamenti di conti. Però l'ipotesi di accostare certi gruppi di preghiera o certi gruppi diciamo, di una certa spiritualità che sono stati riconosciuti comunque da Giovanni Paolo II era già presente. Ho dei vecchi documenti che. Comunque, per me è sempre un feroce attentato alla libertà religiosa. E torno a ripetere ancora, se qualcuno fa delle cose che non sono in linea con la legge e paga per le cose che fa, ed è giusto che paghi per le cose che fa, però quello che a me rende sempre, fa sempre arrabbiare e mi fa abborrire, termine giusto, Sì. abborrire, è il fatto di mettere la prevenzione. Cioè, siccome i sei gruppi, anche i cattolici, diciamo così, integralisti, non è che mi interessi molto, non controllabili dalla parrocchia, non controllabili dal vescovo, ergo sono satanisti. Mi fa un po' schifo la cosa, sinceramente, ma non tanto perché mi piacciono i cattolici o mi piacciono sta gente, ma perché mette in discussione quello che è il principio della libertà religiosa, libertà di coscienza e il sentimento religioso all'interno della nazione. E questo è che non mi piace. Dopodiché, vabbè, ci scontreremo loro con la loro fede, con le loro proposizioni e noi con le nostre, e questo è un altro discorso, ma questo è da persone civili. Invece accusare preventivamente le persone di essere dei satanisti, perché... Un'altra cosa, mi fa un po' schifo, No, ma sinceramente. d'altronde io mi ricordo una dichiarazione fatta da un monsignore vicentino, specialista in tematiche religiose, che disse che le sette vanno accettate finché rimangono fedeli ed obbedienti all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè, dichiarazione testuale, cioè finché rimangono fedeli e obbedienti all'interno della Chiesa Cattolica sono accettabili. Quando non sono più obbedienti, logicamente diventano qualcos'altro. E poi d'altronde per loro la visione è sempre quella dello scontro tra il bene e il male, tra il Dio e il demoniaco, e di conseguenza diventano satanisti. Ma d'altronde quello del demonizzare il resto o tutti gli altri è la caratteristica del cristianesimo, insomma. Cioè, gli infedeli sono una visione del monoteismo, perché fedeltà a se stessi, ma perché qualcuno ti obbliga, perché sei battezzato contro la tua volontà, contro la tua scelta, per l'ignoranza dei tuoi genitori, per l'ignoranza della società, della comunità, terrorizzata dai preti, e logicamente che tu venga considerato marchiato, legato alla Chiesa Cattolica, già è la dimostrazione della violenza. E se tu dici quello che è stato fatto è una cosa che a me non piace, io non mi riconosco nei vostri principi, tu non sei una persona che hai scelto, ma sei vittima della tentazione di Satana e diventi un satanista. Tu pensi, la legge condanna questo, la legge condanna questo. I gesuiti, chiesa sotto accusa, una ventata anticlericale. Beh, veramente mi sembra esattamente il contrario. Mi sembra che la popolazione, la legge civile sia sotto accusa da una ventata clericale. Basta vedere l'attacco alla legge 194, mi sembra una ventata clericale, ma pesantissima. Ma sai, una cosa mi è sembrata strana. Ritornando, siamo partiti a parlare dei vari finanzieri, immobiliaristi, cattolici legati alla Chiesa Cattolica, molto devoti.